Buongiorno, allora, guardate, parlo piano, ma sono le 7 del mattino, non vorrei svegliare i vicini. Oggi è sabato, finalmente torno a Bologna, definitivamente. Cari pugliesi, vi voglio bene, però voglio tornare a Bologna, ce la faccio più. Quindi sto scendo adesso sono dal lavoro e poi dopo, verso l'ora di pranzo, parto per Bologna. Voglio fare questo video fondamentalmente per un motivo, non tanto per il viaggio di ritorno, che ormai il viaggio in macchina l'ho stufato, ma per farvi vedere la tinta di Nabla. Da adesso, che sono le 7, aspettate, a stasera, cioè almeno fino a quando non arrivo a Bologna, quindi almeno fino a almeno 12 ore sicuro. Io l'ho già provata ieri e non vi dico niente perché dovete stare a vedere tutto il video. È Kernel di Nabla, me l'ha regalata Roberta della bioprofumeria Ti Miamo qua di, no, qua, che è qua a Pescara, che ringrazio ancora, e non vi anticipo niente. Io spero che renda. No, non rendono i colori. Eccoci in partenza. Volevo farvi un aggiornamento post pranzo, sono l'una e un quarto circa. Ho mangiato un pezzo di pizza, leggermente oleosa, non oleosissima, e questa è la situazione. Per me è perfetta ancora, ma vedremo come si evolve. Intanto parto, adesso sto morendo col sole che mi picchia. Spero di non beccare la pioggia perché qui il tempo è minaccioso. So che su a Bologna dovrebbe essere bello, quindi non dovrei beccare, spero, troppa pioggia per la strada. Me lo auguro perché dopo l'altra volta veramente. Comunque veramente si sta comportando benissimo, è già il secondo giorno, eh. Vedremo, vedremo. Aggiornamento. Lo sto facendo adesso perché c'è il tramonto, siamo quasi al tramonto, ma tristezza avere il tramonto alle 4 del pomeriggio. Dopo magari si cala un po' la luce e non si vede più niente. E a dir la verità, a dirla tutta, lo sto facendo per parlare perché senza parlare, anche se magari sento dei programmi radio o metto in sottofondo video ad ascoltare, mi cala comunque l'abbiocco. Mi sono fatta fare un caffè super ristretto in autogrill, che era pure buono tra l'altro. Mi ha svegliato perché ero in coma, però l'abbiocco ce l'ho lo stesso. E quindi mi devo tenere impegnata. Ci voleva qualcuno che mi tenesse al telefono tipo per 3 ore. E poi io avrei anche i minuti illimitati, quindi in realtà potrei anche farlo. Ma non c'è nessuno che non abbia un cazzo da fare per 3 ore per stare con me al telefono, giustamente. Cioè, in questo momento sono, credo, vicino Teramo, più o meno, e vedo il mare da lontano, che sembra una tavola piatta, bellissima. Comunque, la tinta di Nabla si sta comportando divinamente. Ma già l'aveva fatto ieri. Sì, se ve la incontrassi da vicino vedreste giusto qui, ma perché ho bevuto dalla bottiglia, giustamente. Però, che vedevo lì? Io mi sto trovando benissimo ed è inaspettata la cosa perché ho sentito tragedie, ma soprattutto di questo colore che probabilmente io l'avessi voluto comprare senza aver visto niente. Io avrei comprato Kernel, ma senza ombra di dubbio. E adesso non vorrei farmi solleticare da altre. E lo so che le rese sono diverse tra tinta e tinta, ma che storie, guardate, cioè veramente. Cioè, io non mi ha dato nessun problema, né di sbavatura, né di secchezza particolare. Ieri, ma perché per quello che ho mangiato, mi si era leggermente mal centro, ma niente di che, cioè, normalissimo. Mi hanno applicato un goccino, ritoccato per senza problemi, non avevo le calabbra in carta pecorita. Cioè, una consistenza perfetta, ecco, che mi è piaciuta molto. Quindi. Adesso sono le 4, vi ho fatto vedere, l'ho messa alle 7 del mattino, direi che si vede da lì, abbastanza, anche se non mi avvicino ancora. E invece vi volevo raccontare un'altra cosa, ho una specie di fissazione del momento, ma spero che non sia, vabbè, in realtà l'ho comprato da 30 ml, quindi il problema non dovrebbe esserci, anche perché costa l'ira di Dio, quindi più di quello non potevo comprarmi.
da una vita, ma penso che mi sia successa forse solo con il mio primo profumo in assoluto, che era Laura di Laura Biagiotti. Adesso quel profumo sì, mi piace, ogni tanto me lo metto, è come una coccola del passato, però è un po' passato per me anche quello. Io avevo incuriosito tempo fa una mia collega, eravamo insieme a Padova per dei corsi, e non so perché eravamo in camera insieme, e non so per quale motivo mi disse: ah, ma hai sentito l'ultimo profumo di Hermès? È buonissimo, ah, è buonissimo, è buonissimo. Allora, la prima occasione, ma poi tra l'altro io non sono il tipo che di solito se mi dico poi sui profumi specialmente, non è che sia un appassionato di quelle. Allora, la prima occasione che l'ho visto in una profumeria, proviamo sto Twilly d'Hermès. Prima spruzzata, appena spruzzato proprio non mi era piaciuto granché. Sì, questa base agrumata all'inizio anche molto forte, però niente. Poi io da l'altro cosa ho fatto? Me la sono spruzzato direttamente sul polso. Oh, a parte il fatto che esattamente come un fratellino di Hermès, ovvero Eau de Merveille, chi l'ha usato sa benissimo, resiste persino alla doccia, pure questo ha fatto la stessa cosa. E già quando dopo un po' che era evaporato e mi sentivo, e sembrava una drogata, perché sentivo proprio il bisogno di riannusarlo, e ripasso in un'altra profumeria e lo rispruzzo, stessa cosa, comincio a informarmi sui prezzi. E l'altro, poi non molto tempo fa sono passata, ero a Castelmaggiore, alle piazze, centro commerciale, dove c'era la profumeria, c'era il tester, me lo sono rispruzzato, sono uscita dalla profumeria, tra l'altro, aspetta, è una catena che non avevo mai visto, che non sapevo neanche ci fosse a Bologna, adesso mi sfugge il nome comunque. Esco da lì, vado, entro da Chicco, la ragazza mi fa: oh Dio, che buon profumo, ma cos'è? Cos'è? Twilly d'Hermès. Amen. Insomma, l'altro ieri quando sono andata a Pescara, stessa cosa, l'ho visto da limone, me lo sono rispruzzato e ha detto: senti, ma come una cosa comincia? E ieri me lo sono comprato un 30 ml, ma me lo sono comprato per la cronaca, è questo qua, bellina, no? Io questo adesso lo terrò in borsetta, perché io vi giuro, sento il bisogno di spruzzarmi, fa stare bene, è una sensazione che non vi so descrivere, questo profumo addosso mi fa stare bene. Le uniche cose che mi ricordo delle note olfattive, perché l'ho visto, cioè io in realtà me ne sono anche fregata di quelle di sfuggita, l'altra sera leggevo sul sito le note olfattive dovrebbero essere lo zenzero all'inizio, nota di testa, e infatti è quello che all'inizio vi dà quella sensazione, vabbè, di agrumato, perché c'è qualche agrume anche come quasi in tutti i profumi, quasi in tutte le note di testa dei profumi. Il cuore non me lo ricordo, sul fondo c'è il sandalo, quindi sulla carta non sarebbe neanche il mio genere di profumo, ma tutto insieme questo mix mi fa morire, è buonissimo. Se amate questo tipo di note, ma anche se non le amate, vi dico, andatelo a sentire, però provatelo sulla pelle, perché dopo diventa una roba fantastica, ma meravigliosa. E quindi me lo sono comprato, e questa era la mia, vi volevo rendere partecipi di questa cosa. Oddio mio, trovarmi in modo, cioè mi sono anche portata CD, però mi annoiano. Mamma mia, è pesante, vi giuro, domani non ho intenzione di prendere la macchina, ma proprio no, non voglio. E basta. Dai, vi saluto da Bologna quando arriverò a casa dalla bimba, e vi saluto per il momento. Ciao! Io direi che il test della tinta finisce qui. Sono le 9:50. Come vedete sono leggermente provata con questo pigiama fantastico, e la bimba qui che sta impastando il pane, amore mio. Beh dai, cioè, considerate che ce l'ho su da stamattina, dalle 7 di stamattina, va bene, per me è super promossa, purtroppo. Io finisco di coccolarmi con la bimba, poi mangio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!